Adesso vediamo le due squadre che si stanno accomodando verso il cerchio di centrocampo per il saluto alle tribune. Luis che oggi si schiera con la divisa bianca e inserti blu, numeri blu, mentre Valmontone classica divisa rossa con pantaloncini neri e calzettoni rossi, inserti gialli davanti. L'arbitro ha fischiato, parte De Vincenzi col destro, il tiro alto. Mastrantonio per Colasanti, poi De Filippo chiuso dalle rose, c'è Marino, può calciare Marino la palla, vediamo se c'è stata una deviazione, no, termina fuori, così è, Franchi Crossa, colpo di testa di Serrocco, palla che resta in area, Concinti che tira addirittura in porta, D'Arpino blocca, Franchi si propone Nicosia, Franchi va in area per De Vincenzi, palo! Izzo può crossare, la palla arriva, Danieli schiaccia, Tolomeo blocca. Marzi Antonio si gira molto bene, riesce a far partire il cross Marino per De Filippo e Tolomeo ci mette le mani. Punta al fondo, se ne va Franchi era di rigore, Franchi palla all'indietro, De Vincenzi fermato, calcio di rigore per la Luis. Parte De Vincenzi col destro, il tiro e c'è il gol di De Vincenzi, centrale Andrea De Vincenzi, 5 nelle ultime 3. Nicosia finta il passaggio su Rekic, poi va centralmente da Franchi che si può girare, Franchi lo cercava da 3 partite, il gol da dedicare a Stendardo, lo ha trovato. Attenzione a Colasanti che calcia, Tolomeo, la palla non è in porta, è fuori gioco. È pronto il cambio intanto nella Luis, Concinti che crossa verso Franchi deve calciare, Franchi lo fa, palla forse deviata, no. Colasanti parte adesso, calcia, Tolomeo respinge e poi il tiro di Pollace fuori. Colasanti trova il cross verso il secondo palo, De Filippo colpisce ma manda fuori. Franchi attenzione, palla, calcio di rigore per la Luis, parte Franchi col destro e la para D'Arpino, non si gioca più, la Luis quello che doveva fare l'ha fatto, batte il Valmontone.